Massimo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Righetti, buongiorno Mimmo. Buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Il Righetti. Buongiorno Rico, come stai? Ci difendiamo Mimmo. Il Righetti che non ti aspetti. Ma dai, magro? No, perché inappetente? No, prima siamo partiti con una serie di dissertazioni musicali di un certo tipo. Vuoi sapere che mi ha tirato fuori? Vuoi sentire che mi ha tirato fuori? Senti. Su Ed Better the One. Senti. Hai capito, mi? Punto. A Sgrullazio. Che ti ho detto? Io stavo di Two Heads Are Better Than One, la ricordi? Sì, ma so. Questo è Se Mr. Morris poi l'agevola. Ma Two Heads Are Better Than One. Ma Two Heads Are Better Than One era un gruppo. Che ne sai, Mimmo? Two Heads Are Better Than One. I Cube. I Cube erano. Erano i Cube, si chiamavano quelli. La ricordi, Uba? Questa era. No, non se la ricorda. Non vedi che mi ha tirato fuori. Piazza dei Ricci dettavi legge, oh. I cofani ballavi, ma che te lo ricordi? Oh. Mimmo mi ha tirato fuori questa ottantona proprio piena. Ma che dici? Un bella verità, oh. Questa è. Questa qui, Mimmo? È un'ottantona questa, ti pensa al bene qua dei Cube. Mimmo mi hai colpito? Mi hai tirato fuori un. Non so perché attenta a dire parole. No! Una citazione. No. Lui era partito con Amanda Lear. Cioè, te credo, per ovvi motivi. E ha detto. Ha detto che era anche conosciuta me. La cosa, la qualcosa mi lascia anche un velo di inquietudine, diciamo. Me la ricordo l'incontro tra Amanda Lear. Poi gli Sigoin. Esatto, ti ricordi? E te come ride, Mimmo? Mimmo, ma meraviglio. Eravamo un po' più pischelli, dai. Ma meraviglio. Un baldo non ci passa mica tanto, andiamo. Ma meraviglio, mi meraviglio di te. No, ma Easy Going non era un locale. Ma no, ammazza, Easy Going era famosissimo. Era un complesso, si chiamava Easy Going. Ma era pure il locale. Bravo, ecco. Non è ancora moderna, Mimmo. Ammazza, questo è culturale. No, Ferretti! È tanto cool questa, No, perché è cool, capito? C-O-O-L. È cool. Cool and the Gang, sì, di Cool and the Gang. Vabbè, a proposito di cose coatte, Cool and the Gang erano molto coatte. Senti, Mimmo. No, anche quelli. Che mi dici di questo giovedì? E di gnocchi giovedì di coppa, guarda, lo licenziamo con una battuta, poi parliamo pure da Roma perché io poi non la faccio più, ovviamente. Diciamo che nel momento in cui Juve Fiorentina l'arbitra uno straniero, la Juve non vince. Ah, ecco. Sono troppo cattivo. L'hai messa così? L'hai voluta mettere così, mi? Sono troppo cattivo. No, però vabbè, cattivo. Comunque questa è la mia sintesi, ovviamente. Quindi la cosa è una sintesi un po' così. Quindi la cosa è un arbitro giocherellona, diciamo, non se ne abbiano a male tutti. E sono tanti, te lo posso assicurare. Quelli che ti scrivono da Juve, mi? I tifosi della Juve che sono all'ascolto. E eh, che ti scrivono, ma in maniera affettuosa. Affettuosissima, immagino proprio. Con tutte pacchettine ipotetiche, diciamo, sulle spalle. Beh, meglio i pacchettine che i pacchettini, Mimmo. Quelli potrebbero essere più pericolosi, diciamo, no? I pacchetti. Senti, quindi mi pare di aver capito. Sì. Che qui si va verso il 4, cioè c'è oppure il 4-2-3-1, no? Mimmo, là c'è il lodo centro, rosso, diciamo, lodo rosso, no? C'è il lodo rossi, Ferretti, lo devo proporre, io ho cercato questa mattina di proporlo, sono stato bacchettato, ho detto vabbè, ma qui devo passare per le forche caudine, devo passare per Mimmo Ferretti, tra l'altro qualche cosina anche provato, Sì, vabbè. Vai, dimmi sto lodo rossi, dai. Dicevo, no, allora mancano 12 partite alla fine. Questa è la comincia a fare da bella piatta. No, sto dicendo. Noi sappiamo già che in tre di queste partite la Roma sta cortissima a centrocampo. Perché... Comunque oggi è visto che mi sei a fare tutti questi numeri, ricordati che oggi è la ricorrenza del P4, Dovete festeggiarlo in qualche modo, Del P4? Che vuol dire P4? PQ greco. Scusa, il P4 che cos'era? Non so di che stai parlando, Mimmo. Vabbè, 3-14, dai. Vabbè, non fa niente. No, dai, pi greco, che pi... avanti, ma pi greco, che pi quadro? Mi dici pi quadro? Non è pi quadro perché volete imboccare. Ah, pi greco. Oggi è la festa del pi greco. Pi greco. E perché?
3.14, oggi è 14.3, in America 3.14. Ferretti, se non hai capito, te la spiego tre e una mezz'ora. Ma veramente, Ferretti, lei è una persona discutibile. Accademico. Discutibile, Ferretti. Vabbè. Discutibile. Ha detto ciò. Occhio, detto ciò. Viaggio nelle valigette con 24 kg di gnocchi nascosti, eh. Ma se sono sbagliati, Mimmo. Non vi fate beccare. Mimmo era uso personale. Lasagne, eh? Era uso personale. Sì. Ma, scusa, il peso. Ferretti, vabbè, ma tu, allora, scusa, ma tu puoi sapere mancano 12 partite. Ma tu ne puoi sapere quanto uno ne usa? Che ne sai? Scusa, ma che me ne frega soprattutto, ma mi fa molto ride però. Ok, allora dicevo, sai che lavorava con la Polverini, adesso tutte le battute. Complimenti, No, perché no, ma non lo dico io. Dama bianca, Polverini bianca, tutte le battute vabbè, allora teniamo un velo, dai. Diciamo la valigia. Oh, allora che c'è, Uba? Dicevo. No, vi seguo. Ho mandato un video l'altro giorno, non mi hai manco risposto. Mimmo, c'ho anche da fare altro, Ma che c'è? Ho capito, dai. Pensierino dopo tre giorni. Ma lì la patata di corso. Mimmo, che la patata di col fiorito, tu non capisci? L'amore. All'amore stai facendo. All'amore. Guarda, stai facendo all'amore? Sì, sì. c'è molta invidia. C'era molto coinvolgimento. Vabbè, Mimmo. Scusa, dai, c'è il Lodo Rossi. Tre giorni, c'è il Lodo Rossi, scusate. Il Lodo Rossi. Allora, dicevo, mancano 12 partite, no? E in tre partite sicuramente tu c'hai. In due squalificate De Rossi e in uno squalificato Nainggolan. Questo è un dato di fatto. Senti, in dove arriva questo? Allora, visto che. Ma manco Odino. Tra l'altro. Visto che, per esempio, nelle prossime due ti manca De Rossi e giochi contro l'Udinese in casa e col Chievo fuori, ma perché non se la sentimo calla? Uso questo termine tecnico, no? Sì. E mi ti schiero il Pjanic accanto a Nainggolan davanti alla difesa e mi ti metto il Totti sulla tre quarti dietro destro. Per due motivi. Primo, perché siamo nettamente più forti, la palla ce l'abbiamo sempre noi, quindi vinciamo e vinceremo. Secondo, poi, se destro non gioca con continuità, Mimmo, come faremo a sapere se lui magari ha la punta da 20 gol che ci abbiamo? No, tu aspetta. Mi devi completare però la formazione, David. Che vuol dire? Gervinho da una parte e Florenzi dall'altra. E con Maicon. Maicon non ci sarà. Domenica, per esempio, già Maicon. No, parla in generale lui. No, il tuo lodo è lodevole. Ah, grazie. Lo sai perché? Sì. Perché il punto vero di tutta questa faccenda è che queste 12 giornate ti devono servire a per arrivare secondo, no? Sì. E B, per capire che ci devi fare dei taluni giocatori, in primis destro. Allora tu dici destro devi giocare perché sennò non capisci. Ma io ti faccio anche un'altra domanda: ma gli Aich o vuoi far giocare o non lo fa giocare per capire se. L'altro. O no? No, sono d'accordissimo. Capito? Qui, per esempio, una delle cose che a me non è molto piaciuta, ma a mente molto fredda della partita di Napoli, è che Rudy Garcia, insomma, quando si è trattato di scegliere tra Bastos e Ljajic, ha scelto Bastos. Allora, c'è sta tutto, però vorrei ricordare che Ljajic è un giocatore tuo, Bastos è un giocatore in prestito. Per cui il ragionamento che noi stiamo facendo adesso in riferimento a destro, io te lo faccio anche in funzione della partita di Napoli. Cioè, imparando da Napoli per il futuro, tu dici? Perché tu quelli c'hai e quelli devi verificare, no? Giusto? Sì. Quindi destro come no, ma anche gli Aic. Mimmo, scusa, Mimmo. Mimmo, ho capito al volo quello che voleva di Ubaldo, no? No, Mimmo, scusa, volevo aggiungere. Già lo so, dice, se io c'ho Pjanic, Gervinho, Totti e destro, c'ho tanta roba che poi c'ho paura che non mi fa la fase difensiva, giusto? Sì. Esattamente. E tutto devi fare contro una squadra che si chiama Udinese, che è una squadra che sembra che non sappia giocare a pallone, ma in realtà è una squadra che sa giocare a pallone, perché secondo me c'è un ottimo allenatore, che sarà Piagnina, sarà quello che ve pare, ma sicuramente è un ottimo allenatore. Devi cercare di tenere la squadra più equilibrata possibile. Allora, secondo me l'equilibrio arriva solo in una condizione, indipendentemente da questo e da quello, se Totti e destro non giocano insieme. Perché a me stupirebbe molto se vedessi insieme Totti e destro, perché fino a questo momento quante partite sono state giocate? Tante, e Rudy Garcia l'ha fatto giocare insieme soltanto una volta contro il Catania, che in quel momento era ultimo in classifica all'Olimpico, ha fatto una sciampagnata, eccetera, eccetera. Anche perché, ve lo ricordo, in quella Roma-Catania lì,
mancavano De Rossi e Strootman squalificati. Quindi c'era in qualche modo la voglia, la tendenza, la necessità di fare una squadra un po' particolare. E in quel caso Rudy García la fece molto particolare. Poi non l'ha più fatta con Totti e Destro, soprattutto il 4-2-3-1. Quindi mi stupirei se li vedessi giocare insieme lunedì sera. Però ci può stare tutto. Ad esempio, rubacchiando qua e là, no? Questa mattina lui che cosa ha fatto fare? Ha fatto fare un'esercitazione col 4 c'è, cioè, e uno al 4-2 c'è uno, no? Ok. Quella del 4-3 Destro non c'era. No. Quindi la prova provata quasi che Destro è un giocatore da 4-2-3-1 e l'abbiamo detto mille volte. Però io mi chiedo, se il modulo base di Rudy García da sempre è 4-3-3, che ci azzecca adesso che è buono soprattutto per 4-2-3-1? Sì, Mimmo, allora nel 4-2-3-1 che ha provato oggi, tu ne sai molto di più, gli esterni chi erano? Gervinho e Florenzi. Sempre loro sono stati provati. Quello che si sono riusciti a rubacchiare, però. Poi okay. Certo, uno cambia. A mischia di certo, se tu c'hai il 4-2-3-1 con Totti dietro destro, gli altri non puoi vedere mai. E siccome vedi, sai perfettamente, caro Baldello, che Gervinho è, diciamo, intoccabile, col 4-2-3-1 o gioca 4-2-3-1 con Totti di quartista dietro destro, sì. Gioca Gervinho o gioca gli altri. Fino adesso ha sempre giocato Gervinho. Ma io giocherei più con Bastos e Florenzi. E Gervinho fuori? Sì. Ah, benissimo. No, perché almeno utilizzo la qualità che possono andare dentro, ma anche due giocatori che mi mettono la palla dentro in maniera interessante, se voglio cercare la profondità. Però, Mimmo però Mimmo nella, visto che voglio sfruttare a destra anche Mimmo nel preambolo ha centrato secondo me quella che è la questione, che tu in queste 12 partite destro e gli Aici secondo me devi cercare di farli giocare. Questa domanda, Mimmo, questa riflessione, cioè tu pensi che per stabilire un livello di questi giocatori, dare un giudizio a questi giocatori, questo per noi va bene la domenica, sì, perché il risultato è evidente, ma lui che non gli basta l'allenamento, no, che però, vede certe no, cose. No, però se certi... vale questo, e credo che anche questo valga, Ubaldo, il fatto che gli Aici raramente gioca titolare e destro forse ancora meno ultimamente, ma poi andiamo a vedere le cifre, non è così, ma comunque nessuno dei due possiamo dire che è un titolare fisso della Roma, non è certamente nessuno dei due, Gervinho piuttosto come lo era Strootman, ma come sono Benassia e Castan, o mai con per dirti. Quindi ti fa capire che anche nella valutazione settimanale probabilmente l'allenatore ancora non si è convinto a dargli fiducia totale al 100%, se no rimanerebbe in campo sempre e comunque, no? Ma anche in maniera tranquilla, anche negli ultimi 10 minuti, non accompagnando il giocatore con la testa, che Ljajic è un giocatore che mi piace tantissimo, non accompagnarlo con la testa, come dire dai per tirar fuori energie, no? E speranze, ma dagli indicazioni tattiche, entrami lì, metti lì, non spingerlo con la testa, cioè questo. No, ma questo c'è tutto, Non posso. Però io penso che non lo posso dire all'allenatore. Vera, tu la valuti nell'arco di un'ora, 70 minuti e non negli ultimi 20, anche per quello che può essere l'approccio alla partita. Cioè, se io lo giudica uno, lo metto dentro subito e lo tengo in campo fino a quando mi serve che mi fa comoda la squadra o che mi serve vederlo. Le soluzioni, quelle finali, sono sempre soluzioni che ti dicono qualcosa ma non ti dicono sempre la verità. Perché quanti ne hai conosciuti te che si mettevi gli ultimi 20 minuti nei più forti al mondo, li mettevi da inizio e ne avevano mai, Ubaldo, è così, Sì, ma più forte. Quanti ne hai conosciuti anche? Rispondemi se sì o no. Che il giovedì facevano i fenomeni, la domenica non associavano mai. Oh, tanti. Perché poi subentrano tante cose, subentra la paura della partita, la pressione, lo stress, certo. Il timore da avversari, il peso della maglia, tutte queste cose qui. Quindi il discorso che aveva cominciato all'inizio David, vale, ci sta, sposo il suo lodo, però oltre adesso ci metterei dentro anche gli Aici. Perché sono due tuoi patrimoni, senti come l'ho detto bene. E quindi, è certo, se devi approvare, che so, te lo ripeto, Bastos, che è un prestito, oppure Taddei che c'è una certa età, insomma devi vedere, no? Devi vedere questi ragazzetti di questa Roma bella e vedere se sono buoni per la Roma dell'anno prossimo, capito? Cioè per convincere a noi, convincere soprattutto a Garcia. No, l'allenatore deve convincere. Perfetto, che
se metti caso dovessero fare, ce la curiamo, quattro partite ad altissimo livello, è fatta? Beh, insomma, gli esami non finiscono. Torniamo mai come una volta, Mimmo. Torniamo come una volta, che bastano le prime tre e poi le ultime cinque per convincere, e quelle in mezzo del campionato che sono le più importanti. Esatto, no. però ci stanno i grandi bomber, Davide, scusa se ti interrompo. Sì. Che fanno 10-12 gol al campionato, no? E ne fanno una tripletta con l'ultima in classifica, due doppiette il giorno di Pasqua e un altro giorno santificato, poi stanno 6-7 mesi senza far gol, però ha fatto 12 gol. Però vanno visti anche come sono fatti questi gol. Per esempio la Mela l'anno scorso, voi ricordate? Sì. Ha fatto 15 gol, che è tanta roba. Voi sapete quanti punti ha fatto la Roma con i gol della Mela? Ogni volta faceva gol la Mela 1-0 per Roma, Roma perdeva, andate a rivedere. Non sempre è andata così, ma spessissimo è andata così. Sì, quindi contano i gol tipo Pierino Prati 1-0, te lo ricordi? Sì, detto che i giocatori che segnano nell'1-0 sono giocatori preziosi. Ammazza! Perché l'1-0. Ecco perché io ti dico l'1-0. Che ti serve uno che intanto se c'è da schiaffarla lì dentro, diciamo, no? La deve schiaffare alla prima occasions. No, però stavo pensando questo, Ubaldo dice giustamente, ma che c'è bisogno di queste ultime partite per sapere se questi giocatori sono da Roma, no? Cioè, l'allenatore ce li ha tutti i giorni sotto gli occhi, eccetera, eccetera. Però Ubaldo, tu mi insegni che un conto è vederli in allenamento, quello che fanno, se ti danno retta, se si comportano bene, poi l'impatto della partita è totalmente diverso. Ci sono dei giocatori che in allenamento hanno un certo nel bene e nel male, vanno benissimo e poi in campo non rendono al massimo, e viceversa gente che gli daresti la lira e poi quando vanno in campo si trasformano. Quindi la prova della partita e della responsabilità di una maglia da titolare credo che sia fondamentale. Io non mi sento di dire che da questo punto di vista Destro abbia fallito, perché Destro ha giocato poco, non per colpa di Garcia ma perché era infortunato. Quando ha giocato la maggior parte delle volte ha fatto gol, che è il suo mestiere. Qualche problemino in più ce lo può avere Ljajić, perché Ljajić ha giocato più di Destro, forse ha avuto più occasioni di Destro di dare una sensazione positiva, qualche volta l'ha fallita. Io credo che il giudizio in assoluto su Ljajić sia troppo severo, ma anche lui dovrebbe fare qualche cosina. È anche vero che lui non è che ha fatto più di tanto per non farlo diventare così severo, però. Sì, cioè, poi parlo d'atteggiamento. Poi Mimmo mi vado a leggere le cifre, no? Sì. Le numeri, eccetera, eccetera. Poi magari esce fuori un quadro della situazione che è un po' diverso da quello che pensiamo noi, perché per esempio Ljajić perde meno palloni di tanti altri giocatori che sono più celebrati, e che magari la qualità dei passaggi degli Ljajić è superiore a quella di anche di giocatori che sembra invece che facciano. Poi però il calcio alla fine... però il calcio è fatto anche di altre cose, eh. Ma anche, no, ma Mimmo, soprattutto di la verità, soprattutto di sensazioni e anche di gol. Se io devo giudicare quello, io dagli Ljajić qualche cosina in più mi aspettavo. L'altro giorno stavo guardando un attimo tutte le varie classifiche, perché volevo, no, cercare di capire se noi stiamo dicendo il giusto, se stiamo perdendo un pochino la realtà o cose di questo genere. Allora, tu sai che il miglior cannoniere della Roma in campionato è Destro, che ha 6 reti. Sì. E che non sono tante, ma in riferimento comunque a quanto ha giocato lui sono parecchie, no? Sì. Però per esempio giocatori come Ljajić e Gervinho, che stanno a 5 gol, 5 gol li hanno fatti adesso nel doppio delle partite che ha giocato Destro, per esempio. Sì, e soprattutto 5 gol ce l'hanno Nagatomo e Maxi Morales dell'Atalanta. Allora, è vero che questi paragoni sono sempre un po' rognosi e scivolosi da fa, però a me quello che mi interessa è poi che mi facciano i gol alla fin fine, no? Allora noi stiamo qui a dire quello è un fenomeno, quello è un futuro aspirante fenomeno, quello c'ha le caratteristiche del fenomeno, poi però tirare fuori queste caratteristiche, perché se io vado a vedere la classifica dei marcatori e scopro a 5 reti e sono felice che ci siano Benassià, che ci sia Strotman, che ci sia Florenzi, che ci sia Totti, però se a 5 trovo anche Gervinho e Ljajić, che sono i due miei attaccanti, diciamo, non dico titolari, ma Gervinho lo è sicuramente. Vai a vedere che 5 gol hanno fatti pure, te lo ripeto, Maxi Morales dell'Atalanta e Nagatomo, dico, beh, qualcosa forse de meglio se poteva aspettare, no? La gente, tu che dici? Ad esempio, Mimmo io qua sto. No, un'osservazione anche, ad esempio, Ljajić, prendiamo uno Ljajić, no, in questo caso. Garcia gli sta chiedendo qualcosa di particolare che va al di fuori di quello che può dare lui, che non ha mai dato, che non rientra nelle sue caratteristiche? Secondo me sì, secondo me per quello che si è sempre raccontato Ljajić, lui si sente un trequartista o una seconda punta, una punta esterna.
secondo me il lavoro che gli fa, che gli chiede Garcia e che lui fa nella fase difensiva, probabilmente non lo porta ad avere la freschezza, la brillantezza e la lucidità necessaria quando poi si tratta di sfondare la porta dal limite dell'area o fare la giocata al limite dell'area avversaria. Questo sì. Potrebbe anche essere un arricchimento per lui, appunto. Però se tu c'hai uno, diciamo, che è bravo soprattutto a trovare lo spunto e andare al tiro, io penso che tu lo debba sfruttare maggiormente per queste cose. Però se siamo in gioco da Roma è un altro, e quindi chi gioca esterno si deve pure sacrificare nella fase difensiva, e Liaccio questo l'ha fatto, però probabilmente questo lo porta poi a non essere così brillantissimo, effervescente e contundente quando va a finalizzare. Chissà, c'è la pausa, tra poco, dai, siamo qua, siamo qui, siamo là della Roma. Ma c'è vai? Paese che trovi? Paese che trovi? Gente che trovi, no? Dove vai? Vabbè, ma c'ha 18 anni. Ma c'ha 18 anni, Veronico. Faccia da una controllata, Chi ci vai? No, Balzaretti. Ah, Balzaretti va a Boston, sì. Parte domani e. Sì, va da James, sì, non James fa... no, che credo che vada dal dottore più che altro. Dottore James Palota. Proprio lui. E no, tra l'altro, visto che parliamo di infortuni, c'è Maggio che si è operato questa notte. No. Pneumotorace. Io mi ricordo tanti anni fa, non so se voi ricordate, Viercovod. Ma io stavo dicendo, ma pure Difra, Mimmo. Non era pneumotorace? Sì, no, Difra. Beh, Difra lì più che. Con Mangone, no? Torata da paura, più che. Gli fece proprio un buco. Posso dire, un danno. Gli ruppe qualche. Insomma, un bel, capito? Era Mangone, ma non era Nova Gorica, Mimmo? Mi ricordo male io? No, era a Kaffenberg. Ah, era proprio in allenamento. Sì, tant'è vero che poi in un'intervista successiva, gli viene chiesto qual è il nuovo compagno che più ti ha colpito. Lui disse: Mangone. Ovviamente, con quella torturata. Ma io mi ricordo che lui fu ricoverato a un ospedale a Brook and Moor. Vicino a Kaffenberg, Kaffenberg, chiamala come le pare. Sì. Un bel giorno si presenta, mo io Trichecone, la signora Trichecone, la dottoressa Ferraccia, sto vanno. Pensa che quartetto c'è, tra proprio. Mamma mia, veramente. Uno spettacolo d'altri tempi, guarda. È una bella cosa. Oh, no, però questo Mimmo può in qualche modo, no? Condizionare. Ammazza, grazie a Gufa così, oh. No, però dico può condizionare. Può condizionare. È terzino di titolare. È bello però, dai. No, ma come, scusa, ma sei a nazionale? Ma tutti i tifosi del Napoli hanno scritto a Strotto. Vabbè, che sono contenti, dai, devi essere diverso, capito? No, io non so, fa gli auguri a Maggio, io faccio gli auguri di prontissima guarigione a Maggio e speriamo che torni a Maggio. No, dico, speriamo che torni a Maggio pronto per la nazionale. Baldo. Pronto per la nazionale, mannaggia la miseria, oh. Non si può dire che cos'era, oh. Non questo era il Cocorito, secondo te? Baldo, ma tu come dire chi tifi? Per la tua ex squadra? Ah. Per Zico. Ah, certo. Ah, vero, un doppio ex? Doppio ex. Sì, se sei mesi sono stato. Mimmo. E chi è per dire? Sono stato benissimo poi. Hai sputi sul piatto dove hai mangiato? Assolutamente. Mimmo, lui a Udine ci ha lasciato tante cose, ci ha lasciato anche un menisco a Udine. Ah, che belle cose. Però Ferretti, non la sentiamo lontano, Ferretti, però. Mano a mano sentiamo che si sta allontanando, Ferretti, da noi. Ma io qua so. Ecco. Sentiamo che si allontana. Ma affidare alla storia? Fuori Udine. Tavagnacco? No, un altro nome. Tavagnacco è mica male, oh. Tavagnacco si mangia bene, mi. Abitavi a Wind of the Spider? Shops. Yeah. No, però Tavagnacco si mangia bene, oh. Sì. Mangia zona, io ero zona Sprizzino. Tutte le sere gli davi. Ma Mimmo, ma dove stai? Stai dentro un sarcofago, ma perché ti sentivo lontano? Ma non è il sarcofago, questo qua, oh. Capito, ti sentivo lontano. Era un attimo allontanato dal microfono. Adesso va. Vabbè, meglio. La giochiamo sta Roma di noi o no? La vogliamo giocare? Giochiamola, o no? Dai. La giochiamo. Santis, che è un ex. Aspetta. No, un ex Udinese, non ex portiere, state buoni, infatti. Tanto sei cattivo. Spiritosi, Poi. Ma dice che hai tu che fanno? Dice che. Ma dice chi? Dice chi? Ma dice che. No, dice. Allora, De Zanca disse. Poi Torosi disse. Benassia, che è un ex. Castan e Dodò. Giusto? Sì. E
qui ho dei dubbi, però io me la gioco così. Ok. Siccome io penso che lui, se voglia tenere una carta di riserva in panchina, sei. Io penso che lui giochi 4-2-3-1. Quindi mette Nainggolan e Pjanic, sì. Gervinho, Totti, Florenzi e destro davanti. Quindi è Lodo Rossi. Non lo so, Lodo Rossi è quello che aveva detto. Sarà Lodo Rossi. Mimmo, quanto te amo. L'altra soluzione è il tridente, quello delle meraviglie. Però in quel caso metti dentro a centrocampo tutti e tre, Taddei, Nainggolan e Pjanic, e non c'è niente in panchina se non il giovane pur bravo Mazzitelli. Il pur... sul quale ho cominciato a leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Poi. Del tipo mi? No, che è l'erede di questo, no, sì, l'erede, sì, il pupillo di questo, devi ringraziare quello, deve, tutte queste cose qui, no, se n'era per allenatore, eccetera, eccetera. La verità è che non ci crede a nessuno in Mazzitelli, soprattutto coloro che erano i suoi allenatori, sono stati i suoi allenatori nel momento, diciamo così, più importante, quando devi fare il passaggio, no? Da magari dai provinciali ai nazionali, e c'è stato un momento in cui lui aveva preso più lui che, diciamo, la, sai quando ci stanno queste cose, le famiglie, no? Le cose, no? Quando il Mifion gioca, queste cose così, di andare via dalla Roma, poi lui ha voluto fortemente restare alla Roma e adesso ha avuto ragione lui, anche la faccia di chi diceva cose non proprio positive sul suo conto, e parlo di allenatori che poi sono arrivati anche in Serie A, diciamo così. Senti Mimmo, per ulteriori informazioni citofonare. Eh no, un modo di dire, dai. No, per dirti, ma ha visto Cantona? Sì, dai, dillo, dai. Ha preso una Cantona. No, dillo. No. Vabbè, ma lì dice, no, me, però devi dire, ti devo dire una cosa, il mio idolo è Bandtner. Ah, pure lui, non ne fa cento ne è ubriaco, sì. Si è pomiciato il finestrino di un taxi, sì. Guarda, nudo. No, vabbè, adesso è nudo. Devi leggere le cronache. No, nudo, era, diciamo, a molestare. Diciamo una cosa un po'. Stava col badacchio aveva, di fuori, vuoi dire? Aveva caldo, diciamo. Eccolo qua. Diciamo che così ha fatto questo. Dice, 25 anni che faccio questo rumore, non ho caricati tanti di ubriachi, ha detto il taxi, ma una cosa esatto. Del genere non l'avevo mai vista. Non appena Bentley è salito in auto con i suoi amici, ha messo fuori posto il radiotaxi, ha preso gli oggetti personali che avevo fra i sedili e quando gli ho chiesto di darmi, è andato letteralmente fuori di testa. Ha cominciato ad urlare che se non fosse stato così conosciuto mi avrebbe fatto a pezzi. E, sì, poi, sì. E poi mi ha chiamato piccolo maiale. Io sono alto. 1,60 ma neanche piazza. Grande, No, una volta fuori dalla macchina, lo show è proseguito con Bentner che si è slacciato i pantaloni e ha cominciato a strusciarsi contro il finestrino del taxi. Riempendo di parolacce l'allucinato taxista e dicendogli che gli avrebbe fatto ci avrebbe fatto del sesso. Ma dimmi, A quel punto sentono i suoi amici, bla bla bla. Bene, no? Ma secondo te alla Juve l'hanno mandato via perché era una sega o perché c'era i colpi di testa, diciamo così? Ma i colpi di testa se ne sono visti pochi da che parte. Oh, beh, intanto uno, pare, ha fatto. Sedorf ha fatto come pare una amichevole. Sedorf Milan vera, boom, mi ricordo. Mimmo, Sedorf sì. Milan, luna di miele finita. Ma davvero? Così sembra, sembra. Ma già, davvero mi sei a dire? Già in forte discussione, eh? Allora, quando è che l'altro giorno stavamo a dire Sedorf non è un allenatore, no? Ricordimi? Ma il giorno dopo la gazzetta ha fatto, ma non è che è un bel dirigente Sedorf? Clarence Sacco, sì, ma hanno scritto Clarence, lo sa lui come si fa a perdere ne 6 su 11. Hanno più che pesci prendere. Tu che pesci prendi? Intanto con Sedorf, intanto a Porto dei Canali, che pesci prendi? Intanto, visto che si parla di qualche di Milan, qualche merluzzo l'hai preso ultimamente? Il baccalà più che altro. Tanto più di un merluzzo. Visto che si parla di Milan, il Montpellier sapete che c'ha Niang in prestito, no? Sì, gli hanno detto a un tandem d'attacco Niang e Bentner. E dice: ma che vuoi tenete Niang? E hanno risposto così. È stato processato anche ultimamente che ha distrutto la Ferrari. Sì, no, sì. Vabbè. Attaccata un albero. Ha detto no, non ero io alla guida. No, Mimmo, vedi che che brutta notizia, non l'avevo visto. Che è? Mannaggia la miseria. Gioca la Nocchia? No, l'Inter si vende la Nocchia. Mannaggia la miseria. Lo fanno giocare per vennelo. No, Mimmo, questa è una cosa. A Mimmo me lo dovevi dire però. Queste fanno veramente male al calcio. Mannaggia la miseria se lo vendono. Ho capito. Mimmo, ma sto Jackson Martinez che t'ha fatto? Ma ricordate che l'anno scorso, sì? Cioè l'ultimo calciomercato, il Napoli voleva comprare un altro attaccante oltre a Higuain, no?
e c'è la rivolta al Porto perché voleva prendere questo Jackson Martinez per fare la riserva Higuain. Costo 42 milioni di euro. E allora ci stavano pure a pensare, dice, vabbè, andiamo lì, facciamo una cosetta, eccetera, eccetera. Poi hanno preso Duvan Bast, come si chiama? Zapata, come si chiama? Sì, Zapata. Duvan. Che gioca male, poverino. Sì. Cioè. Però questo è un giocatore che, voglio dire, no? In qualche modo è centravanti colombiano, tu mi confermi, vero? Ma sapete che la Colombia c'è una bella squadra. Certo, bisogna vedere come si presentano in campo, perché l'altra volta... No, non fate battute. No. Ieri, l'altra volta c'era Fiorentina-Inter, o Inter-Fiorentina, non mi ricordo... Guarino e Quadrato si sono gonfiati, si sono pissati come l'uva, diciamo. Compagni di squadra nazionale, tipo ieri sera mi è capitato di vedere Vidal e Pizarro. Sì. Sì, sì. Però Pizarro non, che gli frega la nazionale. Mimmo, dai. Invece prima di salutarci per oggi, sì? A domani ci siete? Ci siamo, sì. Le volevo chiedere un giudizio serio sulla scelta di Enes di rinunciare al ricorso per la condanna di 3 anni e mezzo. Quindi lui andrà in carcere. Lui si fa 3 anni e mezzo di carcere e non farà appello. Non lo so, perché non è facile fare gli anni di carcere, Non anche fa in appello. Italia, no, non lui è tra, molto facile. Lui tra 2 anni va, entra nel carcere di Landsberg am Lech. Ah, no. Le cose sono due. O sta a fare lo sbrasone perché tanto c'ha, sa che in qualche modo la sfanga, o è una persona seria. Io non voglio dire che non è una persona seria, ma se era serio serio magari appunto tutta quella roba una rubacchiava prima, no? Ma però si è autodenunciato, Mimmo. Si è autodenunciato. Sono tutti bravi a autodenunciarsi. Tu intanto non ruba. Tu intanto non c'è bisogno di autodenunciarsi. Porte davanti col lavoro e non te no? Tu dici che questo potrebbe poi essere... ha rubato da solo, Mi segui però, No. Sa che stai a pensare, uba. No, stava a vedere a quella patata di col fiorito che non gliela fai a digerire, E lì è quella di quella di col fiorito, sì. Quando faceva l'amore, faceva la patata rossa poi, Esatto. Ma chi ora parla domani, Rudy Garcia? Non parla domani, parla domenica. Ah, o te sei ripreparato? Certissimo. Ma come gli pare, un giorno prima, una volta, 2 giorni dopo. Una volta prima una donna, vabbè. Ferretti, che noi c'è in sottofondo? Una canzoncina per i Ghetti? Sì. Baby, I love you. Easy going. Io ve la sento per radio, Ferretti, ci sentiamo domani. Ciao, Mimmo.